di 100 gentili spettatori, buonasera da Gabriele Spattella, Marco Granata, Federico Aspergo. E allora siamo tornati in tre, i tre della Benedetto XIV, pronti a raccontarvi questa partita che potrebbe essere sulla carta una mission impossible fra la capolista cecina ancora imbattuta al girone della Benedetto XIV, che sabato scorso contro la formazione di Bottegole Pistoia ha bevuto un brodino caldo, gustoso e saporito. Prima delle formazioni, amici, le vostre analisi. Partita che soltanto a nominarla fa venire i brividi per il semplice fatto che Cecina è da 3 anni che rischia seriamente di salire al piano di sopra. Ogni anno ha migliorato il proprio assetto di squadra di qualità, ha 2 ragazzi fatti nel suo vivaio come Carotti e Fratto, di cui si dice un gran bene, ha un collettivo di gran spessore. La trame che per ritornare a essere la corazzata, ritornare a fare quello che i pronostici estivi dicevano, ovvero tra le prime 4 del campionato, deve fare la partita perfetta. Federico. Beh, sicuramente è una partita difficile, io non conosco molto bene i giocatori di Cecina, conosco bene i ragazzi di 100, li ho visti motivati durante questa settimana di allenamenti con anche il nuovo innesto Lorenzo Brighi. Speriamo in ben fatto che durante gli allenamenti questa settimana ha subito un infortunio alla spalla, ma speriamo proprio di riuscire a fare il colpaccio, specialmente in casa nostra, per anche augurarci delle buone feste, insomma. A chiudere il discorso di infortunati, non infortunati, recuperato Daniele De Martini dal piccolo problema alla coscia destra, mentre Leonardo Zaccariello, ex giocatore di buona qualità in Serie A e anche in B1, è ai box ancora per un problema alla caviglia, dovrebbe rientrare o domenica prossima o dopo le feste di Natale. Gabriele, per le formazioni. Sì, per le formazioni, però anzi le lascio fare a te perché le sai annunciare benissimo. È tornata la colonna sonora del Pala Benedetto. Sabato sera si giocava in un clima irreale, con lo sciopero della tifoseria per i motivi che tutti sappiamo, però questa sera il Pala Arcos ha ricominciato a far sentire il suo ruggito. Le formazioni, Marco. Le formazioni agli ordini, signori: Gallo di Monselice e Chiodi di Teolo, provincia di Padova. Quest'ultimo ha arbitrato settimana scorsa il big match tra Bergamo e Orzinuovi, e sappiamo che Orzinuovi dopo 10 giornate è stata sconfitta. Che sia di buon auspicio lo sapremo al termine del match. La Cecina gioca con Fratto, Toscano, Favilli, Dal Testa, Gambolatti, Tiam, Carotti, Bruni, Medizza e Pestillo, allenatore signor Campanella. Dall'altra parte i soliti 10, Fontecchio, Brighi, Contento, D'Alessandro, De Martini, Pederzini, Benfatto, Andreau, Salocci e Caroldi, allenatore signor Giordani. Tutto pronto, Palarcos bello pieno, oltre 1200 spettatori, di cui una 50 giunti da Cecina a tifare per la capolista. Ricordiamo, 11 vittorie in altrettanti incontri, è l'unica squadra imbattuta dei 4 gironi di B2. A te, Gabriele, per la partita. Sì, allora, un minuto, ultimo giro di lancetta prima della palla 2, prima dello showtime. Amici, allacciate le cinture, si parte dal Palarcos di 100 per questa partita che sulla carta è una mission impossible, però non si sa mai, perché la Benedetto è nettamente motivata, e quindi staremo a vedere se faremo lo scherzo di carnevale, anche se non siamo sotto carnevale, alla capolista Cecina, che ricordiamolo è imbattuta. Allora vediamo i quintetti di partenza. Per la Tramec, Benfatto, Caroldi, Fontecchio, D'Alessandro e Contento. Invece per Cecina il numero 5 Toscano. Il numero 4 Fratto. Il numero 14 Caroldi. Il numero 10 Gambolati. E il numero 8 Del Testa. Il quintetto di Cecina, il quintetto più o meno storico. Di facce nuove c'è il pivot Gambolati, l'anno scorso giocava a Piombino,
ma soprattutto da tenere d'occhio Fratto e Carotti. Carotti, il playmaker nazionale under 18, è figlio dell'arbitro che ha fatto tante gare in Serie A. Subito tiro a tre punti a segno Gambolati, 3-0 per GR Service. Subito da tre punti Gambolati, e allora in avanti il capitano. Il passaggio a Marco Contempo, di nuovo ancora il tiro da tre punti da parte di D'Alessandro, e la palla che arriva sul ferro, recupera ancora Cecina col numero 5 Toscano, la palla non va sul ferro e allora recupera Marco Contempo, prova il tiro da tre punti, però c'è ancora la penetrazione da parte di Cecina, da parte di Benedetto, e recupera Cento e recupera di Cecina, chiedo scusa la penetrazione, viene già un commesso, un fallo. Direi che Cecina è partita come meglio non pensava. In attacco ora la formazione di Coach Campanella per Gambolati, l'ex Piacenza per Fratto, ora il numero 14 Carotti, il play nazionale under 18, lui si è contento, pallone ancora per Toscano, l'ex Pordenone, va in entrata, si gira, tira, sbaglia, ma rimbalzo offensivo a canestro di Fratto, 5-0. E subito parte forte Cecina dopo un minuto. Eh sì, fa vedere di che fase è fatta. Allora andiamo in avanti noi con Mattia Carotti. Mattia Carotti non ha il pallone, però c'è stato un fallo da spinta continua con Vincenzo, però è l'arbitro fatto seguire. Guardate il fallo, guardate l'intervento del numero 4 Francesco Fratto, che ostruisce la via al nostro giocatore. È il primo fallo, davvero un fallo quantomeno scorretto, amici. Si accendono gli animi fra Fratto e Fontecchio, che penso che in giovanili forse qualche volta si sono beccati. Contento a occuparsi la rimessa Caroldi. Ecco il capitano, ancora per Marco, tenta la reazione Marco Contento, mette dentro il pallone, la palla non va, recupera Cecina. E il contropiede di Toscano, l'ex Pordenone che sbaglia, palla persa, contesa, e palla alla formazione di casa, rimessa consegnata dunque alla squadra della Trame, che un po' troppo nervosa all'inizio della formazione di coach Giordani, mentre si sapeva della grande aggressività, della grande voglia, rabbia agonistica della squadra di sono partiti con la gara argentina, esattamente. Vediamo cosa inventa Contento, 0 su 3. Vediamo dal Marco campo. Contento, ancora Fontecchio, e lo scarico per il capitano, ancora un altro scarico per Cento. E arrivano i due punti di D'Alessandro. Ed è Carotti a gestire la transizione per Cecina, marcato da Contento. Fontecchio. Testa che attacca Caroldi, arresto e tiro, canestro sui 24 secondi di Del Testa. 7-2 per Cecina, Caroldi ad attaccare la formazione, cercano Benfatto, arriva palla Benfatto. Allora ancora Cento in avanti, c'è il va per Contento per che Contento trova il fallo, ma non trova il canestro. Fallo di Capitan Dal Testa, giocatore cresciuto anch'esso nel vivaio di Cecina, e ci sono i tiri liberi per Marco Contento, che proverà a sbloccarsi, e come a Piombino, uomo contro uomo sul giocatore di maggior talento della allora, formazione. Allora primo di tiro casa. Libero per Contento, non va. Mette il primo Marco, 1-2. 7-3 per GR Service. Cecina che ora supera metà campo con Carotti, sfrutta il blocco di Fratto, doppio blocco ancora per Del Testa, vediamo Fratto che spinge Fontecchio, però Carotti si attenzione alla tiro. Bomba, mamma sbaglia, mia. Rimbalzo di Fratto, la palla recuperata da Mattia Caroldi. E allora va il capitano, se ne sono già 3 minuti di gioco, sempre 7-3 per la capolista toscana, recupera la palla la formazione toscana e va in avanti con il suo schema davvero
affonda come un coltello nel burro la ed è Fratto che prende il tiro da tre punti. Palla sul ferro, recupera ancora Cento, ma recupera ancora Cecina che si butta sul pallone, si tuffa a volo d'angelo il giocatore della formazione toscana. Ancora Carotti ancora in palleggio, Golbeni è entrato, scarica fuori per Toscano, dalla distanza il tiro del canestro di Toscano, 9-3 l'ex Pordenone Vivaio Udine. A fil di sirena primi due punti e più 6 per la formazione ospite. E allora il capitano attenzione, ancora il tiro, la bomba da centro, la palla in rete e la palla al canestro. Quinto punto personale di D'Alessandro che sta trovando minuti e canestri di qualità, ma è Fratto servito sotto canestro, luce Fontecchio, si gira Fratto, sbaglia, rimbalzo da parte della formazione di casa e poi o Fratto o Toscano commettere fallo, fischiato Fratto, primo fallo di secondo fallo di Fratto. Volevo dire una cosa, allora sarà anche capolista Cecina, starà giocando un buon basket nell'arco di queste ancora 11 giornate di campionato, però mi sembra che stiano facendo molti falli, non è vero? Allora in avanti Cento con Marco Contento, lo scarico per il capitano, tenta il tiro Mattia Cavalli, la palla che va sul ferro, recupera Cecina con Maurizio del Testa per due punti, ancora lo scarico per Toscano, la palla sul ferro, recupera D'Alessandro, Don Lorenzo D'Alessandro. Sbaglia anche Cecina allora. Centese. Caroldi adesso per Fontecchio che prende il tiro da fuori. Ah, che peccato. Non un bellissimo gioco fino adesso della Trame, che anche se è solo a meno 3 contro un'intensissima Cecina, va sotto da Fratto che attacca ben fatto, lo scarico, il tiro da tre punti e ancora un canestro del numero 10 Gambolati. L'ex Piacenza va a segno con la sua seconda bomba, 12-6 per la formazione toscana. Gambolati ancora Fontecchio per Contento, attacco un po' faraginoso della Trame, tira da tre punti, sputa fuori il ferro, ribalza Gambolati e Carotti, nonostante i 18 anni gioca con ritmi molto bassi, perde il testa, ancora per Gambolati, finiva tre punti Gambolati, ancora per Carotti, il doppio blocco di Fratto, la penetrazione di Carotti, scarica per Padovano e rimbalzo di Fontecchio. Allora siamo noi in avanti, dobbiamo recuperare un gap di 6 punti, ancora il tiro da parte di Luca Fontecchio. Luca. 12-9 per la formazione ospite, Carotti va dal numero 5 Toscano, ancora del testa, tiro da 3 punti, non va. E allora Marco Contento che si butta dentro come un treno e trova il fallo del numero 5 Toscano. Prima reazione biancorossa in questo inizio di match. Entra Brighi per D'Alessandro. Io intanto vorrei farvi notare una cosa. Finora Cecina 4 falli e noi neanche uno. Molti falli derivano spesso da anche una intensità molto alta, la Trame che non sta mettendo molta intensità per me. Sicuramente la Cecina ha fatto dei falli proprio di pura frenesia, di agonismo puro, che ci possono anche stare. Sono molti, devono stare attenti, specialmente mi sembra Fratto ne ha due. Sì, Fratto due. Quello potrebbe essere un problema, adesso vedremo. È un problema perché il cambio degli esterni, almeno uno dei giocatori più importanti, ovvero Zaccariello, è in tribuna che assiste al match, anche se poi potrebbe giostrare come ala finta alla grande lo stesso Toscano o il giovane Tiam che si sta guadagnando minuti importanti, è un classe 99 sempre del vivaio di Cecina. Il vivaio di Cecina nella quale è uscito anche un certo Massimo Bulleri una ventina d'anni fa, dicendo che lui è nativo di quelle parti lì. Dovrebbe riprendere il gioco con Marco Contento in lunetta, no Gabriele? Sì, allora ci saranno i due tiri liberi come
come siamo andati prima al time out chiesto dalla formazione toscana, sarà Marco Contento per lui. Sabato scorso 30 punti addirittura, mette il primo. E a proposito di numeri 30, 32 rimbalzi settimana scorsa di Ravazzani, e anche il secondo in casa con Livorno non sono bastati, e nell'altro girone 34 punti e 14 rimbalzi di Andrea Paleari, numeri impressionanti. Ora il palleggio numero 15 Bruni in entrata, sbaglia, rimbalzo. Niente, recupera 100. Di Brighi. Recupera 100. Brighi, il capitano, era ancora per Brighi. Esita, attenzione il capitano, tende il tiro il capitano, la palla sul ferro. Del testa, Gambolati. Ancora segno, Gambolati dalla media, ottavo punto. Gambolati 8 punti. 8 dei 14 punti di Ceci ne apportano la firma del pivot. Scarico per Caroldi, ben fatto. Seduce Medizza, ex Giulianova. Ecco, contento, Giulianova. Contento con rete, e la mette, e la e mette, segna, Marco. Contento. E la mette Marco. Canestro fallo. Marco. E abbiamo pareggiato, e abbiamo pareggiato. E potenziale gioco vivi. Da 4 punti e per Contento che carica il pubblico. Cambio per ben fatto che non mi sembra molto in forma, non si è cercato neanche un tiro, ha giocato quasi da fare l'appoggio. Ed mette, ecco il potenziale gioco da 4 punti per Contento. Mette dentro il tiro su la faccia avanti per la a due prima minuti volta dalla questa fine. Sera siamo questa avanti qua. Carotti per Bruni, giocatore delle minors toscane, ancora per Carotti. Il blocco di Medizza, ancora Carotti, su di lui c'è Fontecchio, vediamo. Carotti scarica fuori per Bruni, va il tiro Bruni da due punti, è corto, rimbalzo di ferro. Andrea, e allora, piede di Contento. E allora Contento va a canestro, Marco Contento! Nono punto personale di Marco Contento, 17-14. È volato a canestro come nell'NBA, più 3 per noi amici. E c'è il fallo di Fontecchio, il primo fallo, anzi fallo di Caroldi, è il primo fallo di squadra della Tram che in questo quarto. Contento 6 punti di fila, è già a quota 9. È quello che ci aspettiamo da lui tutte le partite. Gambolati adesso attacca Andrehaus, va fino in fondo, non trova il canestro, ma c'è il rimbalzo del numero 17 Medista Caroldi. Allora il capitano Caroldi al numero 14 Garotti. Mentre c'è una sostituzione per Brighi. 100, vediamo Brighi che attacca, lo scarico per Fontecchio che perde il pallone. L'arbitro decide che sono scaduti 24 secondi. E intanto palla Cecina. Guardate la situazione dei falli. Ed entra, ed entra il nostro numero 12 De Martini, e va a sostituire proprio il capitano Mattia Caroldi. Intanto Cecina fa uscire Carotti, mi sembra, no, c'è in campo Carotti, è uscito del testo, è entrato Favilli, anche lui molto giovane, lo scarico fuori, la palla persa dalla squadra di casa De Martini. Bellissimo Marco Contento, Marco Contento, 11 punti per noi, 11 dei 19 sono di Contento, 8 dei 16 di Gambolati. Il primo quarto ha due protagonisti assoluti nelle due squadre. Ancora Bruni nel palleggio per il tiro a tre punti dal di Padovano, sbagliato, rimbalzo di Fontecchio. Allora vediamo Brighi, De Martini, De Martini. Vada Brighi. Per Brighi che si era quasi fatto finta il passaggio, il pallone, va a tiro ma non trova Cecina, il con canestro. 17 Medizia, riparte ancora la formazione toscana a 30 secondi al termine di questo primo quarto, più 3 per noi, siamo avanti di 3. In attacco il tiro sbagliato, rimbalzo di Medizia,
fallo di Fontecchio sul rimbalzo offensivo di Medizia, mentre Toscano chiedeva informazioni a uno dei due arbitri. Esce Fontecchio, entra Andrea Locci. 22 secondi e 3 centesimi da giocare. 19-16, primo quarto di grande intensità agonistica, oltre anche di alcune giocate veramente interessanti a livello tecnico, ma molta intensità agonistica. Favilli, in classe 94, ancora per Carotti, su Lucele Martini, Carotti in surplus per Toscano, la penetrazione dell'ex Pordenone, va in entrata e Locci abbassa la ringhiera. Sì, gli ha fatto un fallaccio, cioè l'ha schienato quasi come nel wrestling. Anzi, il fallo fosse fischiato da Andreaus, purtroppo non ci agevola il fatto che le palline del tabellone elettronico non funzionano per capire la situazione di falle. Intanto però c'è un infortunio a Locci. Quello che ci mancava, insomma. 10 secondi, un centesimo, tanto Toscano prova ad andare in lunetta se gli arbitri lo consentiranno. Locci, cambio. Deve essere caduto o Medizia o Andreaus sulla gamba di Locci. Probabilmente un colpo alla caviglia, giustamente per precauzione. 10 secondi, lo lasciano in panchina, anche se il centro ex Ravenna Legnano zoppica vistosamente, potrebbe essere soltanto la botta sul momento. E intanto l'ex Pordenone Toscano in lunetta. Uno. Va a segnare, primo libero della lunetta, primo libero tirato da Cecine, ha realizzato dallo stesso giocatore. Secondo sbagliato, niente, il rimbalzo di siamo ben fatto. Comunque sempre avanti noi, allora ben avanti il capitano, anzi è De Martini. Attenzione, Andreaus, la palla sul ferro, il primo quarto. 19-17, analisi del primo quarto. Si ritorna dal Palarcos di 100 con il punteggio che ci vede avanti di due, amici. Davvero, chi poteva immaginare questo inizio di primo quarto con Cecina che sembrava scappare via, e poi abbiamo ripreso in mano la partita, però non si sa ancora niente, non si può dire ancora niente. Sì, Carotti per
Bruni a Medizza, pallone per ancora per Faviglie, gambolato su linea tre punti, assist per Medizza, palla persa, stoppata. E allora in avanti il Marco Contento, attenzione Brighi, va in penetrazione per Andreaus e la mette dentro. Per Andreaus i primi due punti del match, i primi suoi due punti, più quattro per noi. Carotti scarica fuori, palla persa, palla fuori, palla persa con Gambolati, chiede informazione il classe 97 che da due anni è play titolare di Cecina. Chapeau De Martini per la transizione centese, Contento, Andreaus a zona, la formazione di Cecina, Contento, lo scarico per De Martini, non il nostro miglior tiratore, ma da dentro lo stesso il tiro del tre punti di Daniele De Martini. 24-17 Cento, Bruni. Ammutoliti i tifosi del Cecina, giunti il numero 6 Favilli attacca Brighi e subisce il fallo, primo fallo di questo quarto della Tramec. Bruni ancora per Favilli, su di lui c'è Brighi, per Carotti, De Martini il suo uomo sul tre blocco di Medizza, Carotti molto bravo, scarica fuori, palla persa e recuperiamo il pallone, andiamo in avanti, ancora Davide Andreaus, tenta la penetrazione, un arrivo, fallo, fallo, brutto fallo su Daniele De Martini, chiede il fallo De Martini ma non arriva, si chiarisce adesso con l'arbitro, richiamo ufficiale a Daniele De Martini. Solite scenate da arbitro, così dico io da giocatore. Solo rimessa per i biancorossi, se ne occupa Brighi, fanno da Andreaus, Contento, Brighi da solo, prende il tiro da tre punti, tre punti a segno Lorenzo Brighi, Lorenzo Brighi, più 10 per noi. Carotti che attacca De Martini, molto meno fluido il gioco di Cecina, adesso si alza in intensità per Cento e arrivano anche i falli, secondo fallo per Cecina, per Cento, sempre di Lorenzo Brighi. Marco, volevo chiederti un parere, mi sembra che questa sera la Benedetto non sta sbagliando assolutamente niente, ma sta difendendo col sangue agli occhi. Tira a tre punti Carotti, sbaglia, rimbalzo di Favilli, mezzo a due, la stoppata di Andreaus, la recupera Brighi, 27-17, Cecina si sta capendo poco, sì, ben poco, sbaglia, ben fatto, non è in grandi condizioni fisiche, ben fatto, ora Bruni nel palleggio, ma nella rumba ci guadagna Cecina, bisogna giocare con calma per Cento, ancora Gambolati, si dice ben fatto, al tiro Gambolati, gran canestro, veramente decimo per lui, 27-19 Gambolati, finora rebus irrisolto a parte di Cento. Allora in avanti ancora la formazione centese, ancora Brighi, tenta il passaggio, ancora un altro scarico per Davide Andreaus, tenta il tiro ma viene fermato, primo fallo per la formazione toscana. Dicevo che è una 2-3 che si trasforma in 3-2 con il pendolo che va per eventuale passaggio sull'esterno tiratore, intanto entra D'Alessandro per De Martini e Caroldi per Brighi, ci sono dei cambi, Medizza e il numero 8 del testa con Carotti, Medizza, Gambolati e Bruni. Questo è il quintetto della formazione toscana che si rimette a zona 2-3. E allora, ben fatto! Anche ben fatto! Si sblocca Michele Benfatto! Va referto anche lui! Carotti, marcato stretto da Caroldi, sembra quasi uno scioglilingua. Vanno dal numero 6, Favilli, Gambolati ancora, sbaglia questo e tiro, va a recuperare rimbalzo di Lorenzo D'Alessandro che passa Marco Contento, top scorer della serata, ancora Contento, tenta il tiro.
Andreaus, ben fatto, che attacca Gambolati con la mano destra, con la braccio destro, ben fatto, fa veramente fatica, infatti adesso ha tirato di sinistro dalla parte destra, trova il quarto punto Michele Benfatto, forse passi non fischiato a Cecina e fallo di Benfatto, ma non buono il canestro di Fratto, confermo non buono, sarà rimessa per Cecina. È l'impressione che il fallo era in movimento di tiro, perché il giocatore aveva superato ben fatto l'altro sul pallone. Cioè, ancora per Carotti, su di lui il raddoppio per Fratto, fuori Gambolati, Fratto da tre punti, sfidato, tiro da tre punti sbagliato, Andreas al rimbalzo, 6-7 al termine più 12 Tramek, Gabriele. Allora va in avanti contento, recupera il pallone dopo averlo passato a Benfatto che subisce fallo. Benfatto e va a subire fallo. Sentite il rumore del Panarkos, questa sera è una vera e propria bolgia dantesca. E tanto per capire come Cecina è in crisi, è il 12-2 di parziale in questo, i primi 4 minuti di gioco in questo secondo periodo. Mette il primo Michele Benfatto a quota 5 il sì. Totten Pattavino e anche il secondo più 14 per noi, 33-19 al 14esimo, veramente sontuoso primi 14, diciamo dal quinto minuto in poi del primo quarto, sono i primi 10 minuti di partita. Carotti per testa, grande azione, Fratto va a tirare, gran gioco, gran gioco. Fratto rompe gli indugi, quarto punto per lui, soprattutto rompe un digiuno che durava da 2 minuti e mezzo per la formazione di coach Campanella. Allora vai capitano Caroldi per Lorenzo D'Alessandro. Ben fatto, pesca un altro fallo, questa volta di Medizza, solo rimessa per la Tramek, se ne occupa Caroldi. Ancora ben fatto, però questa volta infrazione di passi per ben fatto, palla persa. Giordani ha da dire qualcosa su questa azione fischiata coi passi, ma si ricomincia con Carotti, aspetta l'uscita del numero 6 Favilli. Toscano attacca D'Alessandro, bello il movimento e pesca il fallo di D'Alessandro. Questa volta mi sembra ci siano i due tiri, sì, due tiri per il numero 5 Daniele Toscano. Toscano l'anno scorso protagonista di un buonissimo campionato a Pordenone, tira e va a segnare intanto il classe 93. Tira e sbaglia. Niente, il secondo. Sbaglia. E allora recupera la formazione di casa con il capitano Caroldi. Si gioca davvero ad alti livelli. Si gioca molto con il piede sulla serra, sia da parte della formazione toscana che da parte della nostra formazione. Comunque vediamo Marco Contento, tiro a tre punti. Marco Contento, la palla sul ferro. Ma recupera ancora Cento, recupera ancora Marco Contento. Ancora va. Entra nel pitturato, tenta il filo ma non la mette. Sì, Medizza è in ritardo e dovrebbe essere il suo terzo fallo. Il secondo fallo di Medizza, scusate. Medizza che 2 anni fa a Francavilla era buonissimo prospetto, ma anche quello che faceva più falli del girone. Niente, sbaglia il primo. Contento ancora fuori dalla quota, fermo quota 11, Gabriele.
12 punti per lui. Quattro è tentato il termine con Del Testa che affida la sfera a Carotti, chiama lo schema su Lucia Caroldi, ancora Carotti, confronto di generazionale tra i due playmaker per Del Testa, tira tre punti Del Testa, sbaglia, niente, non va. Toscano molto bravo a prendere posizione sotto l'area e palla recuperata, palla recuperata da Cento, è successo di tutto tra Toscano e Benfatto, alla fine una salomonica palla a Cecina con passi, falli non fischiati. Campanella si arrabbia con i due in grigio. Fratto e Carotti a discutere con gli arbitri. Arbitraggio molto british finora. Sì, sì, sì. Più da rugby che da basket. Comunque. Eh sì. Del Testa tira, sbaglia, rimbalzo di Medizza, ancora Del Testa, fallo di Contento, lontano dalla palla, e non è un fallo sprecato, è usato con molta intelligenza perché è in bonus e dunque Medizza va in lunetta. Forse se l'erano un po' mandati a dire, non era neanche un fallo proprio di gioco. È Franco Contento! Devil Medizza in lunetta. Cecina stasera ha le mani bernate dai 4 metri, 2 su 5 finora, diventa 3 su 6. Medizza per lui il terzo punto personale. E Caroldi che supera la metà campo al 16esimo, Gabriele. Sì, allora in avanti ancora la nostra formazione con D'Alessandro. Attenzione, e lo scarico, il tiro da tre punti, la palla che va sul ferro, recupera Cecina, ma c'è un fallo. Fallo di Toscano. È già un po' che pressa molto forte, per me ci stava qualche fallo prima, adesso è arrivato il fallo giusto su D'Alessandro che con il bonus va a tirare due tiri liberi. Taglia fuori molto energico, eh. A segno il primo di D'Alessandro, sesto punto per D'Alessandro e anche il settimo punto per D'Alessandro. Carotti, ogni contatto è molto pesante quest'ultimo minuto, non, sicuramente c'è un po' di nervosismo in campo. Adesso è Fratto sulla linea del tiro libero, anche loro perché c'è il bonus. Eh sì, Fratto, Leonetta, serataccia da Leonetta per Cecina, 3 su 7, e serataccia anche per Fratto. E non si becca gli applausi del pubblico di Cento. Allora in avanti il capitano, in avanti ancora la situazione di Cento con De Brighi, di nuovo ancora il capitano, c'è Fontecchio dal limite, però c'è anche Brighi pronto a ricevere palla, la recupera, attenzione Brighi, lo scarico, il tiro è affinissime. Tecnico alla panchina di Cecina che ha protestato per il canestro, secondo loro fuori tempo massimo, 38-23 il punteggio. Campanella le manda dire anche al commissario degli arbitri. Caroldi mette il primo, ed è il suo primo punto questa sera, Caroldi. È un solo tiro libero per farlo con la panchina.
e più 16 è il massimo vantaggio della trama. Ancora zona per Cecina, Caroldi, Brighi, ancora Caroldi che attacca l'area, va dentro da Fontecchio, sporcato da Fra, palla 2, palla ancora biancorossa con 12 secondi sul cronometro. Asciutto ed è Caroldi per la trama e quello da Fontecchio e... bellissimo, sfruttano le qualità atletiche di Luca Fontecchio. Caroldi in entrata, palla persa, non ci sarà ben fatto. Cecina non c'è più, ancora in avanti 100, mamma mia come stiamo giocando. Passo. Passi di partenza, anzi passi dopo la partenza, la passeggiata di Baryshnikov, sembra la passeggiata di Ivan Baryshnikov. Caroldi per mettere un po' ordine a Cecina che ha solo 6 punti segnati in questo. Brighi. Brighi, terzo fallo e rientra contento. Vediamo che Locci va negli spogliatoi. Medizza va in lunetto, va a realizzare, rompe un po' l'ibernazione offensiva della squadra di Cecina. Il tiro in secondo è cortissimo, addirittura rimbalzo di Andreaus, mi sembra, anzi di Fontecchio. Per Medizza è quarto punto, Gabriele. Sì, allora è ancora 100 in avanti con il capitano Caroldi, con ben fatto che recupera il pallone, si va a recuperare il pallone da parte di Cecina, va avanti Lorenzo Caroldi, attenzione, il tiro va a 3 punti da parte di del testa, testa, la palla che però va sul ferro, recupera ancora 100. È Marco contento, il top scorer della serata, 1.50 al termine, più 17 per noi. Fontecchio finta il tiro, va dentro, per l'arbitro commette sfondamento Luca Fontecchio ed è pronto a entrare per ben fatto Davide Andreau. Ben fatto con un gap di infortunio molto pesante per lui, si vede benissimo, noi lo conosciamo bene, oggi sta giocando molto sotto il suo livello. Intanto Bruni che attacca per Cecina. Bruni chiama lo schema, vediamo a che fine la palla, se lui si è contento. Vediamo Bruni ancora per del testa, vediamo blocchi veramente al limite. Ancora Bruni per Medizza. Bruni tenta, va a segnare al limite dei 24. Ha segnato Bruni sui primi due punti, 41-26. Attenzione, il tiro da 3 punti di 18 e fa dentro D'Alessandro da 3 punti, 44-26, e il decimo per il ragazzo classe 96 da Trento. Grande partita, ma grande difesa di 100 contro la capolista. Fallo di Fontecchio. Terzo fallo di Fontecchio. Anzi, D'Alessandro. L'aggressività della trame che purtroppo costa cara. Preferisco così, però siamo intensi e siamo sopra così, preferisco così. Dalla lunetta l'altro viaggio della disperazione,
da parte di Toscano, 4 su 11 dalla linea della carità per Cecina, 4 su 12 sbagliato anche questo. Allora in avanti Marco, il passaggio per Mattia Carosi, in avanti ancora Certo con il capitano, ancora Andreaus e la palla sul ferro. Andreaus sbaglia il tiro da tre punti ed è Toscano che si butta dentro e perde il pallone. Rimessa, ultimo possesso per la Tramec in questo secondo quarto. Tutto campo, pressa tutto campo con una 1-3-1 Cecina. Eh sì, sembrano proprio a uomo, sono a uomo i ragazzi. L'ultima di Cecina, azione. Contento. Mancano 10 secondi adesso, attacca, forza il tiro, poteva starci anche lo scarico. Bruni si butta dentro, buono il canestro dice l'arbitro, il fallo tecnico a Giordani. Un po' di protagonismo secondo me da parte dell'arbitro. È anche vero che Giordani, dopo che ha detto che è buono il canestro, puoi anche stare zitto e glielo vai a dire dopo in un orecchio. Quindi c'è buono canestro e ci sarà anche... Sì. Dovrebbe esserci il tiro libero. No, è stato fischiato tecnico a tempo scaduto, quindi l'inizio del secondo tempo si inizierà con il tecnico alla formazione di Cecina. 44 Tramec, 28 siamo Cecina. In avanti di 16, cerchiamo di non commettere errori, si va a riposo, super spot per noi. E allora rieccoci amici, davvero un incredibile primo quarto e secondo quarto dove Cecina è partita col piede sull'acceleratore e poi si è persa un po' per strada, che dici Marco? Ebbè, i numeri parlano chiaro, un 11 su 35 dal campo totale con il 38% da due punti e il 18% da tre punti, è un 4 su 12 dalla lunette che... Dicono che la formazione di coach Campanella ha faticato a trovare canestro grazie alla ottima intensità, alla grande intensità difensiva della Tramec. Tramec però paga dazio a livello di falli, visto che sia D'Alessandro che Brighi hanno tre falli, dall'altra parte nessun giocatore ha tre palette alzate. E nella formazione di Cecina basta vedere i numeri di Toscano, 1 su 8 dal campo e meno 6 di valutazione complessiva. Lo stesso Favilli, lo stesso dal testa, 1 su 6 dal campo. Insomma, la squadra di coach Campanella è sembrata un po' la brutta coppia della capolista che finora aveva dominato il girone. E il merito è decisamente della squadra di coach Gianfranco Giordani, che ha veramente messo il museruola all'attacco e soprattutto in difesa ha fatto quello che voleva. E intanto si riprende con tiro libero. Sì, tiro libero per il tecnico fischiato alla panchina di coach Giordani e iniziare così non è il massimo. Intanto dal testa porta 3 sui punti personali, 5 su 13 dalla lunetta per la squadra ospite che riparte con Carotti. Dal testa Toscano, Gambolati e Fratto, il quintetto iniziale ancora del testa per Toscano, cerca la penetrazione Toscano e fallo di Andreaus. E Andreaus è il primo fallo commesso. Vediamo Toscano. Cecina sembra essere ripartita con un altro piede,
sbaglia il secondo Toscano. E allora recupera Caroldi. Va in avanti 100, se non sbaglio già 25 secondi di gioco di questo terzo periodo. E già Cecina mette a segno due punti, entrambi dalla lunetta. Attenzione ancora la formazione 3-2, bisogna tirare. Tenta con Marco Contento, la palla sul ferro, recupera Cecina. Un altro fallo fischiato da Andre Haus. Non molto in partita questa sera, se non vogliamo dire per niente in partita, Davide Andre Haus. Sarà rimessa per Cecina con De Testa che si occupa della rimessa. Caroti. Allora Cecina con Caroti, Toscano. Due punti per lui questa sera. Gambolati. Buona difesa di Fontecchio che però nel salvare la palla la ributta nelle mani di Gambolati. Brutto fallo. Fallo fischiato a Toscano. Terzo fallo anche per Toscano. Allora Caroldi per Contento che viene franco bordato dal numero 8 del Testa. Terzo. Toscano e Del Testa in un ame hanno fatto il terzo fallo. Ecco Contento per Brighi, la palla che va sul ferro, recupera Cecina con Gambolati, con Caroti. Grande palla di Caroti per Toscano che 44 a 32, il suo settimo punto. Sì, questa 2-3 molto alta, molto allungata, con Gambolati che esce sulla linea di passaggio, mette in difficoltà 100. Ecco Caroldi, tenta il tiro, Caroldi la mette. Canestro impossibile, ma non per il capitano della trame. Ancora Toscano. Chiude il palleggio. La recupera Fontecchio. Bello recupero da parte di Luca Fontecchio che va a scappare. Grandissimo inizio di terzo quarto per la Tramec che pesca palli dalla parte di Cecina e segna in attacco con Caroldi, Fontecchio. Cecina però pesca il terzo fallo di Fontecchio, sarà rimessa per la squadra ospite con Toscano. Del Testa prende il tiro da tre punti, corto, ben fatto, spinge Caroldi, arresta il tiro di Caroldi, non va a questo giro, non va, recupero di Caroti che attacca Caroldi, una finta, lo scarico Toscano e ci mette un piede Contento. Sì, piede malandrino, piede importante perché c'era sopra un numero sul legno degli esterni, ci poteva essere anche un tiro da tre punti. Mentre Pulidori dice qualcosa agli arbitri, palla persa, palla persa tra Caroti e Toscano, e cambio per il e cambio per Toscano, cambio punitivo, entra Bruni. Terzo di gioco, più 16 per la Tramec. Allora Brighi per Capitan Caroldi.
In avanti ancora Marco Contento, tenta il tiro in sospensione, la palla che non va. Rimbalzo di Fratto. Cecina. Ancora Bruni, Contento sta forzando troppo. Ancora Bruni in penetrazione, scarica fuori per Fratto, ancora la scarica per Fratto, Bruni sulla linea di passaggio, la direzione di Contento. Che fatica a far canestro, ma si impegna veramente da matti in difesa. Uno stopper aggiunto che forse non è nelle sue corde. Ancora Bruni per Fratto, da tre punti sbaglia Gambolatti, fallo di Caroldi. Gambolatti stasera a rimbalzo si fa sentire. Esce Caroldi, entra De Martini. Altro molto bravo Campanella a farlo giocare sempre con un giocatore più basso vicino a lui, Gambolatti. Vediamo Gambolatti, lunetta, va a segnare. 11 per lui, decisamente il migliore in assoluto in casa Cecina. 12. E va a segno, 12 per lui, 8 su 17 dalla lunetta per Cecina, che ha soltanto segnato dalla linea carità in questo quarto. E fallo di Fratto. Accento però sul raddoppio, deve stare attenta perché Cecina ha allungato completamente la difesa a tutto campo. De Martini, allora in avanti Contento, De Martini, chiedo scusa, stasera un po' di errori, attenzione al tiro da tre punti. Ancora Brighi da tre punti, 51-34 per la Trame. Seconda bomba per Brighi. Guidi per del testa, ancora per Gambolatti. Bruni, Carotti, Gambolatti. Grande gioco sì, di Gambolatti, ma marcato da un piccolo. Ha sfruttato veramente molto bene il mismatch. 14 per lui, Gabriele. Sì, allora ancora 100 con Contento. In avanti ancora Marco Contento. Lo scarico per Benfatto. 10 punti. Con una mano sola ha fatto il canestro Benfatto. E cazziatone a Carotti. Tanto Campanella continua a cambiare uomini nel quintetto, ma il rebus al centro stasera sembra veramente irrisolvibile. Sì. È uscito del test, è entrato Toscano. Benfatto 11, Gabriele. Sì, 11 punti per Benfatto, più 18 per noi quando siamo vicini alla metà del terzo quarto. Gambolatti su Dulce Fontecchio che ha tre falli. Gambolatti immarcabile. Immarcabile, palla persa da Cenco, sbaglia Fratto e fallo di Cecino. Fallo di Carotti. Anzi, è andato fallo ben fatto. Schiato fallo a Benfatto. Carotti sì, avrà preso un colpo in faccia, ma scusa Benfatto. Fischio alquanto discutibile dei due in grigio. Ah no, il fallo è di Carotti. E tutti i libri per Benfatto. Siamo nella normalità. Sì.
54-38. Ecco, ben fatto, mette il primo. 12. 12 anche per ben fatto. 13. Tredicesimo punto di Michele Benfatto, più 20, più 18, 56-38 per la formazione. Bruni rischia di perdere la palla sull'aggressività di De Martini. Cento veramente, partita clamorosa la trame che Toscano per Fratto sotto canestro, tiro, sbaglia, rimbalzo di Toscano, sbaglia ancora Fratto, ancora rimbalzo, si lotta e esce la palla, contento, e fallo del numero 5 Toscano, quarto fallo di Toscano, e il pubblico è in piedi perché la trame forse dopo due mesi e mezzo ha capito come si deve giocare questo campionato, non solo di fioretto ma con la scimitarra tra i denti. Ha capito che gli sberloni di Borgo Sesi e di Piombino hanno fatto male e ora il pubblico è in estasi. Cecina, sì. Non si capisce nulla. Eh sì, davvero. Speriamo che vi arrivi la nostra voce. Mette dentro il canestro. Contento la segna intanto. 13 punti per lui. Più 19 per noi. 20! Se voleva una risposta da veri uomini finora, Giordani l'ha avuta contro la capolista, imbattuta finora. È lunga la partita, del testa, su linea 3 punti. Sporca De Martini, pallone per Fratto. Fallo di Benfatto, non tiene il primo passo. Gambolatti vorrebbe il canestro. No, non è buono il canestro, due tiri liberi per Francesco Fratto. 4 punti per lui finora stasera. L'emblema della serata, no, della GR Sardis. Sbaglia ancora la lunetta Fratto. 8 su 18 dalla lunetta Cecina, disastro totale dalla linea della carità. Secondo libero e va a segno, quinto per lui. De Martini, contento, il raddoppio, raddoppio di Del Testa che si butta. È entrato Medizza, è uscito Fratto, non cambia niente in sostanza nel ruolo di 4. I tifosi di Cecina incitano i propri beniamini, ma 19 punti a recuperare sono tanti contro finora la migliore edizione della Tramec stagionale. Vediamo Carotti per Bruni, chiama lo schema ancora per Carotti su De Martini, blocco di Gambolatti, Carotti penetra e De Martini su lui, passaggio intercetta, allora grandissima 100. Difesa Tramec, recupera Marco Contento. Questa sera sta veramente giocando una gran partita la Benevento, in entrambi i lati del campo. E allora davanti ancora 100 con Brini, che lotta come un leone, ma recupera la formazione toscana. Di nuovo il pallone per Cecina. Ancora è Giovanni Bruni. Gambolatti. Il pallone lo passa a Gambolatti. Allora Carotti. A Gambolatti. Che subisce il fallo di De Martini. Invece il primo fallo di Daniele De Martini in questo match. Carotti che per le statistiche ha ancora quota zero di punti. Vediamo se romperà il ghiaccio in classe 97. Rompe il ghiaccio, il primo punto realizzato al 27esimo della sua partita. Secondo libero per sempre Cassa 97, va a segno. 2 per lui, 11 su 21 per la prima volta, si è inoltre il 50% della lunetta. E ora 3 dal termine, attacco. Allora 100. 100 in avanti. Attenzione, ancora 100 dal tiro. Luca Fontecchio.
altra tripla di Cento, ma trova soluzioni offensive importanti da tutti i suoi giocatori. Coach Giordani attacca Cecina con dal testa per Gambolati su lui Fontecchio, si gira Gambolati, tira il corto, rimbalzo di Benfatto, che stoico allora ha in campo. Ancora la formazione centese con Brighi, ancora con il capitano. E fallo di dal testa. Gambolati e Carotti per Fratto e Favilli dovrebbe essere. Niente. Sbaglia De Martini il primo libero. Va segno col secondo. De Martini, primo punto per lui. Quarto suo personale, primo della ripresa. 62-41, due giri della lancetta al fine del secondo, terzo quarto. Sbaglia Bruno il rimbalzo, ma lo stesso giocatore al rimbalzo, altro rimbalzo offensivo. La recupera contento e c'è il contropiede di Cento. Sì, ancora. Anzi, De Martini, scusami. De Martini manovra la formazione centese. C'è una giocata contro Fontecchio. Fontecchio subisce il fallo di Favilli, troppa voglia di rubare un pallone da parte di Cecina. Fontecchio dalla lunetta adesso. Sì, dice, voglia di rubare il pallone, stasera Cecina ha voglia di fare qualcosa, ma Cento gliel'ha impedita. E la mette dentro Fontecchio la prima. Primo tiro libero, 11 punti per lui. Sbaglia, rimbalzo di Bruni. 11 per Fontecchio, 63-41 ancora Bruni, chiuso il palleggio, pallone per Fratto, va in penetrazione, scarica fuori per Favilli, ancora per Medizza. Fallo di Fontecchio, manda quel paese se stesso l'arbitro ed è il quarto fallo. Medizza in lunetta per provare a limare un po' uno svantaggio che da metà del primo tempo è stata sempre secondo quarto in doppia cifra, ma Cecina stasera è una di quelle serate da dimenticare, nebbia assoluta come fuori il tempo. 0 su di Medizza e sbaglia e rimbalza allora di Alessandro. 1.40 al termine, 22 punti per noi in avanti. Tu ci credevi, Marco? Prima ci speravo. Ci speravi, eh sì. Contento, aia. Troppo molle il passaggio, contropiede, va del testa a realizzare il suo quinto punto, 63-43, e le occhiatacce di coach Giordani sono eloquenti. Un altro fallo subito dalla Tramec, questa volta subito da Andreaus, da parte del numero 4, dal numero 4 Fratto. Se va in lunetta c'è il bonus da tutte e due le parti. Si sblocca anche Andreao. Il suo terzo punto. Molto sotto le sue statistiche Davide Andreao questa sera, che sbaglia il secondo tiro libero. Allora in avanti Bruni. La formazione di Cecina con Fratto, che attacca Andreaus, subisce il fallo di Andreaus, lunetta anche per la squadra ospite con Fratto. Pronto a salire anche il capitano Mattia Caroldi. Strano cambio per coach Giordani. Due numeri 4 Andreaus, Fontecchio ha un 4 falli, dunque D'Alessandro andrà a fare il finto 4, dovrà vedersela con Fratto, perché D'Alessandro ha un solo fallo e a traspendere Medizza continua nella sagra degli orrori di Cecina di stasera.
ci dispiace dirlo, ma Cecina stasera ha sbagliato l'impossibile. Va a segnare 12 Fratto. Su 25 dalla lunetta Fratto 1 su 2 anzi Fratto, scusatemi, sesto punto per lui, 12 su 25 dalla lunetta per Cecina. Contento, si alza, tira, sbaglia, rimbalzo di Fratto. Bruni 6-4-4-4, Bruni, scivolamento di D'Alessandro, se non si può più scivolare in questa maniera. Non sappiamo più come si può difendere, anzi anche il quarto fallo di D'Alessandro. Entra Manuel Pedersini. Ed entra Pedersini. Ai tre numeri 4 gravati di 4 falli coach Giordani. Bruni, che con l'esperienza ha conquistato il fallo, va a realizzare il suo terzo punto personale e quarto, fa 4. Quarto punto personale, 42 al termine, 18 punti in avanti per noi, siamo ancora in avanti. Contento per De Palla, ma la recupera De Martini. De Martini in avanti. Attenzione De Martini, va in penetrazione, attenzione il tiro di Capitan Caroldi, la palla che va sul ferro ma recupera la Daniele De Martini. 15 secondi al termine di questo terzo quarto, con noi che siamo avanti di 18 punti, perde palla, 100 ma recupera Cecina. Cecina tenta il tiro della disperazione, c'è un fallo sul numero 5, Daniele Toscano. No, è fallo su Favilli. Sul numero 6 Favilli. Mi sembrava Toscano comunque, essere sincero. Quarto fallo di Contento. E vediamo Favilli a realizzare. Primo Cecina punto. Nel secondo quarto ha realizzato quasi tutta la lunetta. E anche il secondo. Due punti per Favilli. Attenzione il tiro da tre punti Toscano. Mamma mia. Il terzo quarto 64 a 48. Mini spot. E ora andiamo per il quarto e ultimo periodo. Ho solo una cosa da dire, che secondo me la Benedetto ha forzato troppo negli ultimi due minuti. Hanno anche problemi di falli, bisognerebbe limitare e giocare come abbiamo giocato i primi tre quarti. Ma ovviamente non sono io l'allenatore. Tutto. Quattro falli per Contento, quattro falli per Andre House, quattro falli per D'Alessandro. Abbiamo veramente troppi falli sulle spalle, bisogna giocare con tranquillità. Sono loro che stanno inseguendo. E noi dobbiamo stare molto tranquilli, perché anche loro sono messi male a falli. Forse non come noi adesso, ma sono messi male anche loro. Allora, 25 secondi al via di questo ultimo periodo. Siamo avanti di 16 punti. Cerchiamo di portare in porto la gara, perché quello che si sta per verificare, che potrebbe verificarsi in questo palazzetto, in questa magnifica serata, ha davvero dell'incredibile. Cecina potrebbe perdere la sua imbattibilità in classifica. Sì, Cecina che rimette sul meno 16, Favilli per Toscano,
Ancora Bruni. Tira Toscano, sbaglia, rimbalzo di Mediza, Contento. Allora va via. Recupera Contento. Va via Contento, c'è un fallo su di lui. Termina contro il tabellone dei secondi. Terzo fallo di Mediza. Allora in avanti 100. Di nuovo tenta De Martini il tiro, la palla sul ferro, recupera rimbalzo, rimbalzo di Mediza per Bruni. 64-48, Bruni in entrata va a sbagliare il tiro, rimbalzo di Benfatto. E allora arriva De Martini. Di nuovo ancora la formazione centese. Con Contento tenta il tiro, la penetrazione. Fallo di Toscano. Palla. C'è un fallo. Andreaus per De Martini, tanto Toscano è il primo giocatore a uscire per 5 falli e abbiamo l'impressione che non sarà l'unico. Mette dentro il primo ben fatto, 14 punti per lui. E anche il secondo, 15. 20 su 25 dalla lunetta per 115esimo di ben fatto contro il 16 su 29 per Cecina. Ora in attacco con Bruni a tre punti. Vai. Il ferro gli sputa fuori la palla, rimbalzo di ben fatto. E allora recupera la formazione di casa con Caroldi. Di nuovo ancora Contento e recupera Mediza. Poteva Bruni essere un bel passaggio per del testa, ancora Fratto. Bruni da tre punti libero, la bomba la mette a segno. A furia di lasciargli spazio va a canestro. 64-66-51. Contento. Attenzione a Contento, viene Franco bollato. Ancora il capitano Caroldi, tende il tiro Caroldi, la palla sul ferro. Rimbalzo di Mediza. E di nuovo palla a Bruni. Un po' troppo di frenesia per Cento. Bruni, doppio blocco, scarica fuori per Favilli. Non c'è niente. Del testa, da tre punti, tira corto. La palla si perde fuori e coach Giordani predica calma, Daniele, da Federico. Predica calma, sì, come ho detto prima, no, cioè, noi dobbiamo stare tranquilli, gli altri devono inseguire, vincere. Poi soprattutto quando la metti sulla bagarre così che vai avanti e indietro forzando dei tiri, dopo vengono fuori anche le peggiori difese. Intanto palla persa di Andreaus che pesta la linea laterale del campo. È un po' l'emblema della serata, no, di Davide Andreaus. Cecina con Bruni in cabina regia. Allora, la formazione di scarica fuori Favilli per Fratto. Ancora Bruni, blocco di Mediza. Bruni sul duce Fontecchi, ben fatto, forse passa, attenzione a questi tira del testa da tre punti, sbagliato, rimbalzo di ben fatto. Si prendono buoni tiri Cecina, il problema è che stasera ne mettono pochi o nessuno. Contento, va sotto da ben fatto e pesca subito il fallo del numero 17 Mediza. Si è sentito lo schiaffo anche da qua. Pronto a tenere in campo Gambolati. Contento, ben fatto. Marcato da Gambolati, Andreaus, Caroldi ancora, ecco, Caroldi, tre punti, non, va. Non trova il canestro, Andreaus, rimbalzo, pesca il fallo di Bruni, saranno due tiri liberi per Davide Andreaus.
colpo di scena, oso dire. Non sono stati dati due tiri da Andre Haus, questo per me è quasi uno scandalo. È veramente una cosa incredibile qua. Questo è un errore clamoroso, era veramente sul tiro. Ma ricominciamo, contento. Arresto e tiro. A segno. Ha ragione lui. Arresto e tiro. Due punti in più a referto per Marco Contento. 16 per la guardia triestina, 6-8-5-1 per la Tramec su. E allora in avanti. E in avanti ancora la formazione toscana. Attenzione, Gambolatti da tre punti, no. Assegna ancora Gambolatti per 19 sì, punti per lui, per distacco il migliore di Cecina. Ma un giocatore non può vincere il partito da solo, forse Michael Jordan e LeBron, Carol di Andre Haus, contento, ben fatto, l'assicurazione sulla vita, ben fatto. Palla persa, recupera Andre Haus. Troppi errori. Minuto per la Tramec, Gabriele, che sta abbassando i ritmi anche dell'attenzione difensiva. E non vorrei che Cecina ne approfittasse per recuperare. Per fortuna di Cento, anche per la bravura della difesa della Tramec, stasera la capolista ha le polveri decisamente bagnate. Federico, se Gambolatti è l'unico in doppia cifra, qualcosa vorrà dire. Io li conosco veramente poco, non so molto di chi sono i loro migliori giocatori e tutto, ma questa oggi Cecina sono sicuro che è stata proprio una notte da dimenticare, una serata da dimenticare. La classifica parla chiaro, dovevano presentarsi qua come la migliore squadra del campionato fino adesso, e purtroppo con le statistiche di stasera non sembra proprio. Uno che non conosce la squadra come le conosci tu, Marco, io guardo e dico, beh, per me Cecina è una squadra normale da metà classifica, invece è prima in classifica, magari qualche infortunio, magari qualche come può capitare, serata da dimenticare, purtroppo porta a questi risultati. Comunque stanno anche recuperando sulle disattenzioni di Cento, che ci sta mettendo del suo, devo dire la verità. Cento deve stare tranquilla, perché sono sempre gli altri che devono recuperare. Tanto Caroldi, contento. Allora attacca, contento, resta, tiro da tre punti, a segno! Marco contento, si carica tutto sulle spalle. 5 punti in fila. Caroldi non tiene Bruni perché non è riuscito a passare davanti al blocco di Medizza. Bruni degli esterni di Cecina mi sembra il più in palla. Nella serata no. Almeno ci mette un po' più verve rispetto agli altri. All'inizio pensavo fosse per la maschera, ma se l'è tolta subito. Noto un bel occhio nero da qua, deve aver preso un colpo nelle ultime partite. In un derby fuori casa o a Valsesa sembrerebbe un colpo. Intanto Bruni va a segno. 17 su 30 da lunetta per Cecina, per Bruni 8 punti personali, diventano 9. Allora siamo avanti, 71-56, 15 punti da recuperare. Con la pressione a tutta campo dalla formazione ospite. Contento in play, chiama lui la schema. Ancora scarica fuori per Andre Haus. Attenzione Andre Haus, la palla cross che attraversa tutto il tabellone. È un cross stile Breme per Aldo Serena. Vediamo Cecina se approfitta di questo errore. Bruni, Piccarol, non c'è. Fallo in attacco di Fratto, con coach Giordani che alza le mani in cielo per dire oh finalmente l'hai fischiato. Esce Fratto con 5 falli. Sì. È secondo a uscire per 5 falli. Il talento di casa Cecina stasera ha toppato, ma non è l'unico.
e finisce la partita di fratto. Caroldi, ora Gabriele col timing nel cervello, 24 secondi per... Sì. Allora adesso la formazione di Carta che gioca sul velluto dopo l'uscita di fratto. Caroldi, Caroldi, gran canestro, ma ben fatto, gli ha dato un cioccolatino da depositare. 7-3, 5-6. Ancora Carotti, Gambolatti, si dice Fontecchio, attenzione, quinto fa, grande Gambolatti, sbaglia e recupera, recupera Mattia Caroldi. Calma olimpica per il nostro capitano, orchestra la manovra perché siamo avanti di più 17 e sognare non costa nulla, Marco. No, Fontecchio da tre se la mette, chiudeva Palazzetto, Bruni riscaldò più breccio, tira tre punti, transizione, sbaglia, rimbalzo di Caroldi sul pallone toccato di Fontecchio, 4-10 al termine, giustamente contento al limite dei 24, 4 al termine, Gabriele. Sì, allora vai in avanti ma contento, 4 minuti al termine come hai detto tu, ancora 100, gli scarichi e il tiro da tre punti. Non si riesce a chiudere la partita per 100? Buon tiro del capitan Caroldi, per Martini, per Medizza, canestro, no, fallo di Benfatto che come un tir travolge il lungo udinese a 3.49 al termine. Esce Bruni, entra Favilli, Andreaus per Benfatto, Bruni per Favilli, mi sembra un cambio un po' così, mi sembrava degli esterni il più in palla. Sì. Intanto Medizza va a realizzare il suo quinto punto e no, sbaglia il secondo. Il sesto. Contento, sia contento di buttare giù la palla. Scambio con Fontecchio, sì, ancora contento. Marco contento che prende la rincorsa, scarica Federico, giocare col cronometro è veramente un problema di testa a questo punto. Ah, quello sicuramente, c'è Fontecchio che è veramente troppo carico, questo giro ha fatto la cosiddetta cavolatina, aspetta 2 secondi, fai un passaggio più tranquillo, però lo dico io che sto guardando la partita, ma... Quinto fallo di Andrea. Ed ecco, pescato. Termina la partita da Cecina, anche quinto Andreas, fallo di Andrea. Punti per lui. Oggi purtroppo non incisivo come al solito. Pronto a tornare in campo, ben fatto dopo una boccata proprio di ossigeno veloce. Quattordici secondi sul cronometro per l'attacco di Cecina. Che non ha ancora raggiunto il bonus di falli, detesta ed ecco, attenzione alla bomba, mamma mia, l'airball del giovane talento Caroti. Pressione a tutto campo di Cecina, Gabriele, pressing a tutto campo di Cecina. La recupera Caroldi, allora errore di Caroldi, gioca due Caroldi, e canestro, la palla era sull'anello, stava andando verso il tabellone. Caroldi quarto punto, però anonima no, serata. No, è sesto. No, ha segnato Caroldi. Ah, ok, quindi sei a 6 punti, è a 6 punti. Gambolatti e contento si erano aggrappati. E fallo di Gambolatti su Benfatto. 7-3-59. Il pubblico di casa esce Gambolatti, il migliore in assoluto di Cecina. Ed entra il giovane Tian, classe 99, 2 metri e 1.
ben fatto. Sì, 16 punti per lui e 17. 22 su 27 alla lunetta per la trave. Sì. 7-5-5-9, Carotti, Medizza. Prova a spostare, ben fatto, rimbalzo di Brighi che con le unghie lo strappa. Lorenzo Brighi, grandissimo. Questa sera allora gran partita Carotti, per lui. Per Marco Contento, 2-15 al termine, siamo avanti di 16. Ancora Caroldi, tenta il tiro da tre punti, certo la mette. Ancora Marco Contento. 22 punti per Marco. Carotti, 7-8-5-9, è un'agonia per Cesina questa partita. Fallo di Contento con del testa che comunque gomito, spalla ed entrata. Agonia infinita per Cesina. Sì, è una capolista irriconoscibile. Carotti rischia di perdere palla. Sbaglia il tiro, rimbalzo di Caroldi. Il game over era già partito da tempo, ma la colonna sonora degli applausi del Palermo dicono che la partita è già in tasca per la Trame. Per Cesina è il primo KO dopo 11 giornate. Ecco Brighi, Brighi tre punti, il punto Brighi esclamativo di una serata perfetta. Il punto esclamativo di una serata perfetta è il punto esclamativo di una serata da incubo per la Trame. Per Cesino sbaglia, Chiam, ben fatto, ancora il totem di casa che butta fuori la palla. 1 minuto e 5 secondi al termine, non doveva forse neanche giocare, ben fatto. 16, 7 punti per lui. Entra D'Alessandro, l'applauso col coach. E Coach Giordani, amici, ha conquistato 100. Non era facile passare da Albanesi a Coach Giordani. Il lavoro paga, Gabriele. Tira da tre punti di Carotti, sbaglia. D'Alessandro, fallo, ti chiami in attacco. Eh sì. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene. Dopo una settimana di sciopero che sicuramente ha fatto bene al morale della squadra, la Tramec torna nuovamente a vincere, questa volta però dando un colpo da KO alla capolista. Sbaglia D'Alessandro, 22 su 28 dalla lunetta per la Tramec, ma serata veramente perfetta. A segno per D'Alessandro, 11 punti, è festa grande per Palermo. È fatta ragazzi! Ormai game over da tempo. Non stiamo sognando amici, non stiamo sognando. Medizza si libera di Fontecchio e fallo, e fallo quinto di Fontecchio. Quinto fallo anche di Fontecchio, a quota 11, 82-61. Anzi, 82-63, Medizza è quota 7, ma gli applausi sono per Fontecchio. E questa che è la Trame che il suo pubblico vuole. Sì. Medizza in lunetta. Sbaglia, l'ennesimo libero. Rimbalzo di D'Alessandro. Recupera per 38 secondi Caroldi. A termine. Capitan Caroldi. Ancora Contento. E ancora Marco Contento, 22 punti per lui. Il mattatore di serata come sabato scorso. Attenzione Luca Brighi. Di nuovo Brighi. La forza. Sbaglia. Pedersini. Sbaglia, rimbalzo di Medizza, 15 secondi per Carotti. Ancora perde il testa, da tre punti, finge, stira da fuori, va a tirare, sbagliare. Rimbalzo di D'Alessandro. Con palla di 100. 8-2-6-1 e vi vogliamo così,
è l'emblema della serata della Trame. Tutti in piedi. Grande impresa della Trame. È davvero finita. Grande impresa. Tutti in piedi. 82-61. Tutti in piedi. Perché vince certo 82-61. Una prestazione davvero spettacolare di quelle che lasciano con un segno della storia cinquantennale di questa gloriosa società. Sì, 82-61. Cecina è durata praticamente 5 minuti. Poi c'è stato il monologo difensivo della Trame perché è stata vinta dietro. Federico, veramente poco da dire, quasi perfetta, quasi, a parte veramente pochi minuti della partita, con problemi di falli, con problemi di infortuni e tutto, l'abbiamo portata a casa. Questa gara qua fa veramente bene al morale di questa squadra e di questi tifosi, per fortuna. Eh sì, mentre il pubblico di casa, il pubblico, i tifosi di Cecina applaudono lo sforzo dell'ex capolista, probabilmente. Sì. 8-2-6-1, Gambolati 19, il migliore di Cecina, 22 di contento, 19 di ben fatto, ma un collettivo a orchestra doc. Gabriele, per la chiusura. Sì, allora, ribadiamo il finale in questa meravigliosa serata. 100 batte Cecina, 82-61, da Gabriele Sbattella che ritornerà nel 2016. Tanti auguri di buon Natale a chi lo ascolterà. Gabriele Sbattella, Marco Granata, Federico Sperdi, la più cordiale buonanotte e sempre forza Benedetto.